Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di oggi. Nel 1793 Luigi XVI venne ghigliottinato a Parigi in Piazza della Rivoluzione. È stato re di Francia dal 1774 al 1792. Inizialmente molto amato dal popolo, sostenne la guerra d'indipendenza americana, ma non fu in grado di comprendere appieno gli eventi successivi in patria. Dopo la deposizione, l'arresto e l'instaurazione della Repubblica, fu giudicato colpevole di alto tradimento dalla Convenzione Nazionale, venendo condannato a morte e ghigliottinato. Il giorno della decapitazione venne portato sul luogo delle esecuzioni in carrozza e non sulla carretta dei condannati. Questo fu l'unico privilegio che gli venne concesso per evitare le umiliazioni della folla. La bontà è l'unico investimento che non fallisce mai. Nella provincia di Padova si concentrano molte testimonianze di città fortificate. Con imponenti baluardi difensivi, castelli e roccaforti che rendono tutto il territorio uno tra i più interessanti a livello europeo. A partire proprio dal capoluogo, da Padova, che conserva preziose testimonianze della cinta muraria costruita dal 1195, mentre quella rinascimentale della prima metà del Cinquecento è quasi interamente conservata. Ordinato su mura e bastioni esemplari per l'architettura militare del tempo, il sistema difensivo faceva di Padova una città imprendibile. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci alla prossima puntata.